insieme. Sono gli ottavi d'Europa League. Oggi la Roma ha distrutto una squadra allenata da uno degli allenatori che, diciamo, stanno ronzando intorno al Milan per la prossima stagione. Diciamo che, parto già da questa premessa, l'allenatore del Brighton è un bravissimo allenatore, ma secondo me non è l'uomo giusto per la panchina del Milan. Questo è il mio pensiero, che sicuramente è fine a me stesso. E ragazzi, stasera, parlando di noi, affrontiamo una squadra che proprio con la Roma di Mourinho, che era comunque un'altra Roma, è riuscita a arrivare prima nel girone. Io sono ancora, diciamo, mezzo sconcertato, deluso, veramente, non dico schifato, ma inorridito sì dalla prestazione di venerdì, perché il Milan poteva, doveva fare di più. Di buono ci prendiamo i 3 punti, ma come detto nel post partita e nella live reaction, potevamo, dovevamo fare di più. Avevamo le carte in regola per farlo e non l'abbiamo fatto, e ci è andata bene. Di gol in realtà ne abbiamo segnati 2, ci hanno convalidato uno solo. Potevamo, dovevamo fare di più. Arbitro no, c'era la possibilità. Tra l'altro Ciao ha avuto un affaticamento prima della partita, strano, e io continuo, quando lo vedo, a non capire il perché dello schieramento di Kier. Veramente ragazzi, non mi capacito, come un ragazzo ormai cresciuto, così stagionato cheat, riesca a giocare così tante partite. Purtroppo ragazzi, le prestazioni non sono sempre delle migliori, e ne abbiamo avuto la conferma soprattutto nella partita giocata in Francia 2 giovedì fa. Ora, io non voglio essere stronzo, non voglio sottovalutare l'avversario, però io veramente, se nel René qualcuno che conoscevo c'era, ragazzi, qua veramente non conosco nessuno. Non conosco nessuno. Si inizia, signori, batte il Milan, batte Giroud e si parte. Facciamo attenzione a Maignan e Florenzi, che sono diffidati. Florenzi ha monito, diffidato. Ragazzi, neanche il tempo di dirlo. Certo ragazzi, fallo tattico dopo 1 minuto e 50 è tanta roba. C'è veramente roba da Milan. Florenzi dentro. Era bella. Era bella ragazzi. Giroud, oh, buono. Terrato. Ha visto un fallo. Calcio di rigore? Calcio di punizione dal limite per il Milan. Punizione. No, beh, fuori area. Dalla prospettiva della tribuna stampa pensavo altro, ma è fuori area, sì ragazzi. Va Florenzi. Florenzi morbido. La palla che scende, ma non abbastanza. Ragazzi, probabilmente una causa persa ai calci di punizione. Come rigori contro, è una causa persa. Io non so neanche nominarli questi, no. Alle spalle di Diouf, che se l'era completamente perso. Più fa mancato lì. Ragazzi, meno male ha ciccato la palla in una maniera assurda. Poteva tirare al volo indisturbato Pulisic, si è perso la marcatura, Kier fermo. Hanno letteralmente superato la metà campo 2 volte. Una si è preso il giallo Florenzi, l'altra ha ciccato la palla lui non so come. Poi sempre in ritardo e distante. C'è una fatica della pressione. Largo Dudera. Dudera, no, no. Dudera! Calcia male con l'esterno. Dove ha calciato Dudera? Il Milan fa in difficoltà. Cioè, ma che buco gli abbiamo concesso, ragazzi? Cioè, ma questi stanno bene in campo, ma sono scarsi. Tocca per Oscar Dörley. Raddoppiato. Arriva il cross. Dörley. Ottimo per il destro, masticato di Dudera. Hanno avuto un'altra occasione chiara da gol. Ha ciccato un'altra palla. Florenzi da ora ampiezza. Adli sfida Dörley. Chiede il gioco con Pulisic. C'è Pulisic, fallo. Pulisic. Primo giallo anche per lo Zavi. Rosso. Attenzione. Rosso diretto per Diouf. Rosso. Prima di dire Fandonie, devo verificare. Eh no, a piede a martello. Questo è rosso tutta la vita, ragazzi. Vabbè, poveraccio. Prima partita sto qua, c'è 20 anni neanche. Esordisce con un cartellino rosso. Onestamente mi dispiace per lui. Perché comunque, rivali o rivali, sono comunque ragazzi che stanno rincorrendo un sogno. E quindi esordire così è bruttissimo. Ragazzi, uomo in più, approfittamone, no? Fernandes. Vicino ad lì. Ora si può servire Leao per 1 contro 1. Leao va su destra. Leao crossa. Gol di Giroud. Sul secondo palo. Gol di Giroud. Olivier Giroud al 34esimo. La sblocca il Milan. Gol, direi, assolutamente regolare. Palla tagliata di Leao. Gol di Giroud. Il Milan ne sta approfittando di questo uomo in più. Bene così, ragazzi. Bene così. Bene così, ne sta approfittando. Non male. Ancora di più. Cioè non è regolare, è proprio 2 metri indietro. Questo è regolarissimo, ragazzi. Passa alle spalle. 1-0 Giroud.
era quello in finale contro l'Arsenal, dominio 4-1. Gabbia errore, Kittil. Kittil no, il pareggio no. Dall'altra parte poi va da solo. Kittil ha fatto una cosa saggia, Kier, ragazzi. Casca al mondo. Casca al mondo. E nonostante l'uomo meno, ha fatto una cosa saggia, Kier. Ha chiuso un tiro che è, secondo me, era anche molto velenoso. Palla morbida a uscire, salta Giroud, non la trova, la prende Reinders al volo. Dudera! Ma dai, ragazzi. Megna riesce solo a sfiorare. Fatto un gol della Madonna. Fatto un gol della Madonna, ragazzi. E non è possibile. C'hanno pure un uomo in meno. C'hanno pure un uomo in meno. Vabbè, imprendibile, ragazzi. Bel gol. Due minuti siamo durati. Non è possibile, ragazzi, che ogni volta sia così. Andiamo in vantaggio. Smettiamo di giocare. Una vita che facciamo così. Fernandez, Giroud, Adli, Celi, che fai? Nulla. Va con l'esterno, morbido, esterno verso Giroud. Vabbè, blocca. Che vi devo dire? Il Milan dovrebbe fare il 2-1 prima della fine del primo tempo e portarla all'intervallo così. Dovrebbe. Ha lasciato Fernandez, che si stava aggiustando gli scarpini. Kier, Adli, Reinders. Movimento interno di Pulisic. Tira. Reinders da solo. Reinders prova doppio flipper. Rimane lì. Che buona ancora per Loftus-Cheek. Destro un po' sporco, forse deviato. Altra occasione per Madonna, il Milan. Madonna, raga. Che parto! Sì. Prendi calcio d'angolo lì. Gabbia, Stanek, paratona. Madonna, cosa ha preso il portiere. Una volta si batte un calcio d'angolo, messi deve. Aveva fatto una parata della Madonna. Volato Lorenzi. Lorenzi corto. Reinders. Tira. Reinders. Tijani Reinders. Buca Stanek sul primo palo. Oh, minchia. Inaspettato, ragazzi. Inaspettato. Dove l'ha piantata? 10 minuti dopo torniamo al gol. Terzo gol stagionale. Eh sì, perché Lecce, Monza e Slavia Praga. Terzo gol stagionale. Diciamo che finora Reinders, detta tra di noi, non è che avesse giocato una gran partita, proprio onestamente. Però il fine giustifica i mezzi. Allora Leao, allora Leao, allora Leao, allora Leao. Sinistro. Zima evita il 3-1. Madonna, sa per fare un 1-2 pazzesco. Ultimi Reinders al limite. Florenzi va a tagliare. Florenzi dentro. Loftus. 3-1, ragazzi. Madonna, oh, che sto succedendo? Incornata pazzesca. Questa non la prendi neanche se preghi, ragazzi. No, no, raga, uno dietro l'altro ne stiamo facendo, eh. Anche il quarto e il quinto non mi farebbero schifo, eh. Onestamente non mi farebbero schifo. Però la partita è ancora lunga, considerato che ce n'è un'altra poi da giocare, quindi tranquilli. E anche adesso, due gol su tre, arrivati dal famosissimo mercato fallimentare. Finisce qua, ragazzi. Dopo 2 minuti e 16 di recupero, finisce 3-1 al primo tempo, ragazzi, cosa che fino alla mezz'ora non mi sarei mai aspettato, a dir la verità. E invece Milan ha deciso una volta per tutte di tirare fuori i controcoglioni, e quindi mi devo ritenere soddisfatto, ragazzi, perché... ci ho pensato prima a Reinders, mi incazzo tanto, mi criticate testa, tanto, però io quando mi devo ritenere soddisfatto sono il primo essere, ragazzi. Bene così, ci vediamo per il secondo. Allora, vediamo un po'. Mister Pinoli qualcosa. Che tira fuori dal cilindro, tira fuori dal cilindro Tomori per Gabbia. Tomori, santo Tomori. Prendili tutti a pisellate, Ficaio. No. Si inizia il secondo tempo, signori. 3-1. È andato anche Calabria? Oh, vabbè. Comunque l'Autoschick, 3 gol in 3 partite di Europa League, eh. Zima entra dentro il campo, dall'altro lato c'è Pulisic, Hernandez, c'è Leao. Teo, Leao. Apre troppo il piattone. Ma c'era Pulisic in mezzo all'area, ragazzi. I gol vanno fatti, sennò poi ci caghiamo in mano come in Francia. E che cazzo. Bisogna essere un pochino più concreti, caro Rafael. Attenzione i saltatori. Provod sinistro. Provod no. Arriva sul secondo palo. Schranz la mette sotto l'incrocio. Che palle, ragazzi. Che palle. Che palle. Che palle. Che palle! Disattenzione totale del Milan. È strano. Non gli avevamo fatto fare niente durante tutto il secondo tempo. Prima azione completamente solo. Difesa che dorme, questo. Calcia una botta all'angolo. Fa 3-2. Gol che veramente non ci voleva, ragazzi. Benissimo, complimenti.
Appena è entrato sto tizio. Gol è buono, gol è buono. Infatti non avevo capito cosa stessero guardando. Cioè, è incredibile, una partita che, nonostante avessimo già fatto delle cagate, si era messa in un binario dove dicevo: beh, alla fine, nonostante tutto, posso ritenermi soddisfatto. No, niente ragazzi, ecco, i fischi ve li meritate tutti. Calcio d'angolo, torni dal portiere, c'è una cosa veramente autoumiliante. E ripeto che sono un uomo meno, perché in parità numerica forse non era 3-2 adesso. Calabria, Calabria, fallo tattico, cartellino giallo. Bello, bello. Belle ste cazzate difensive, bellissime. Bellissime, ragazzi. Tutte le partite, tutti gli avversari, 90% di possesso palla, e che non porta mai a niente. Hernandez, che ti ci vuole a contrastarlo. Male. E poi Juranz bocca al pallone. Madonna, ragazzi. Pericolosamente il Milan. Madonna, ragazzi. Ma io ste cose non le posso vedere. Non c'è una partita che da primo al 90esimo non mi facciate rodere il culo. E io vi ho detto, ragazzi, io non mi presenterei in Europa con una difesa così. È andata bene che questi, fondamentalmente, ragazzi, mi prendo la responsabilità di dire che sono scarsi. Perché lo sono scarsi alla fine. Leao buono, da Bennacer. Leao, che fai? Jovic. Peccato. Non trova lo specchio della porta. Dopo 35 minuti siamo tornati a tirare. Per dirvi, ragazzi, questi giovedì prossimo ci danno un filo da torcere che voi non ne avete idea. Jovic, Leao. Leao sul destro, Leao sul sinistro. Leao in fondo, Leao, Scavino, Rafael, Leao. La toccata Pulisic. Non l'aveva ancora trovata la sua giocata stasera. In questo uno contro uno è stato formidabile. L'ha toccata Pulisic o no? No, Pulisic come Thomas o no, eh? In una serata spenta. Un po' una serata spenta, ma noi non possiamo una palla tutte buona, le volte starci a grattugiare i coglioni, ragazzi. Cose così. Cioè, è anche ora che questo ragazzo si svegli un po' e dimostri quello che è. Infatti il gol è di Pulisic. Il gol è di Pulisic. Cambiato. Vabbè, e di chiunque sia il gol è 4-2, ragazzi. Sì. Allora, finisce qua, ragazzi. 4-2. Ce la siamo cacata addosso. Come sempre, ormai è d'ufficio. Andiamo a Praga con due gol di vantaggio. E io mi auguro, ragazzi, che sia abbastanza. Mi auguro veramente che possa bastare. Perché se non è così, la situazione, ragazzi, è molto grave. Io mi auguro che siano abbastanza. Fateveli bastare. Però prima c'è lo scoglio Empoli di domenica, ragazzi. Ci vediamo alla prossima.